massa Carrara Lucca. E mi chiamo Mincuni Maria Grazia, tanto per... Come? Mincuni Maria Grazia, poi nel comunicato c'è. Ah, ok. Sì. Allora, intanto vi spiego la motivazione per cui è nato questo calendario, da cosa è nato e perché. Noi come Fondazione ANT abbiamo attivi sul territorio tre grossi progetti di prevenzione oncologica gratuita. Uno è il progetto Melanoma. Abbiamo già fatto 3.000 visite. L'altro è il progetto Tiroide e l'altro è il progetto Mammella, che è partito quest'anno a maggio. E continuiamo tutti i mesi a proporre melanoma e mammella. La tiroide di solito la promuoviamo in estate, quando non si fa il melanoma per ovvi motivi. Invece questo calendario è nato perché la Fondazione ANT parte con un nuovo progetto sul territorio, anzi con due nuovi progetti. Il progetto psico-oncologico domiciliare gratuito per malati oncologici. Questo vuol dire che noi abbiamo una nostra psicologa ANT che segue il malato oncologico da un punto di vista psicologico, segue sia il malato che la famiglia a domicilio. Questa è una cosa molto importante, perché molto spesso il malato, per ovvi motivi, non ha piacere di uscire dalla sua casa, piacere di stare in casa sua, e quindi viene seguito a domicilio. Questo discorso poi lo lascerei, vorrei che ne parlasse direttamente la dottoressa, perché in modo più specifico vi spiega lei come funziona, come è gestito, eccetera. In questo contesto volevo soltanto dirvi perché è partito questo progetto. Volevo ringraziare la Carrarese Calcio, che è molto vicina a Fondazione ANT e a tutti i progetti sociali sul territorio. Volevo ringraziare il nostro sindaco, che è stato disponibilissimo per questo, e anche la nostra fotografa, che ha dedicato del tempo in forma completamente gratuita alla Fondazione. L'ultima cosa che volevo dirvi: dove sono i punti vendita di questi calendari? Allora, per quanto riguarda ANT, organizza dei banchini in tre giornate. Una giornata è il 10 di dicembre, all'interno dello stadio, dove quando c'è Carrarese Livorno. Un'altra giornata è il 23, sempre dicembre, Carrarese Cuneo. E poi il 13 dicembre ci sarà alla Fiera Marmomacchine una giornata, diciamo una festa per i giovanili, della Carrarese, e noi saremo presenti anche lì con un banchino. Invece, per quanto riguarda la Carrarese, saranno loro poi ad indicarvi le date e le location in cui gestiranno i calendari. Lascio la parola al sindaco e mi ritiro. Grazie. Queste iniziative sono molto importanti per sostenere appunto i malati e le loro famiglie, che non dimentichiamoci devono affrontare delle prove veramente impegnative. Ringraziamo la Fondazione ANT per l'impegno che mette in questa lotta quotidiana contro la malattia, che è una lotta che deve vedere tanti soggetti intorno a un tavolo, perché effettivamente sono situazioni veramente drammatiche e affrontarle non è semplice. E in questo senso ringraziamo anche la Carrarese, perché grazie all'allenatore e ai giocatori dà questo contributo, perché purtroppo c'è bisogno dell'aiuto di tutti per affrontare patologie così gravi, così serie e così impegnative dal punto di vista proprio della quotidianità. In questo senso il messaggio di vicinanza e di solidarietà deve essere raccolto un po' da tutti, da tutta la società, oltre che dai diretti interessati, proprio perché c'è bisogno di un grande sforzo da parte di tutti. Vogliamo continuare con la Carrarese, sì. E poi facciamo l'ultimo la dottoressa, che almeno vi spiega come è strutturato il progetto. Noi come Carrarese, quando Maria Grazia è venuta a trovarmi e mi ha esposto questa cosa del calendario, noi l'abbiamo sposata in pieno, no? Sì. E ci siamo messi a disposizione, abbiamo messo tutta la nostra buona volontà per cercare di dare una mano sensibile a questa fondazione, e a
appunto noi abbiamo scelto queste date per vendere questi calendari, speriamo che i tifosi della Carrarese, come stanno vicino alla squadra in questo momento, ci diano una mano anche per dare una mano alla Fondazione Ante. Sì, perché quando un progetto è della Fondazione e poi si riesce a farlo diventare un progetto di tutti, cioè viene condiviso da altre persone, è tutto molto più semplice, cioè si instaura un meccanismo per cui tutti lavoriamo per lo stesso risultato, e quando tutti veramente, io ho notato, lavoriamo per raggiungere lo stesso risultato, è molto più facile, cioè il risultato si ottiene sempre. Quindi io vi ringrazio veramente tanto per l'aiuto che ci date, voglio ringraziare anche i giocatori che sono stati veramente eccezionali, perché si sono messi a completa disposizione della Fondazione. Ora la nostra psicologa vi dirà due cose. Ok, allora ringrazio anche io la Carrarese per aver sposato il nostro progetto psico-oncologico. Allora, nel concreto di cosa si tratta? Quindi assistere i malati di tumore, le famiglie anche dei malati di tumore, e c'è anche l'aspetto dell'accompagnamento della famiglia nell'elaborazione del lutto conseguente, ecco. E appunto, come diceva la nostra delegata Maria Grazia Manconi, il fattore, possiamo dire, cardine della Fondazione Ante è la gratuità del servizio, quindi per i pazienti è tutto totalmente gratuito, e il discorso che andiamo noi a casa. Ora, Ante in altre province, in altre regioni d'Italia, ha anche attivo un servizio medico infermieristico. L'idea è che anche qui si possa poi integrare anche queste altre figure mediche altrettanto importanti. E inoltre io, come psicologa, mi occupo dei volontari, quindi per quanto riguarda, c'è un corso base che viene fatto per chi vuole diventare volontario, sì, dell'Ante, che ci serve sempre una mano comunque per anche le varie iniziative che vengono fatte sul territorio. Poi c'è un altro corso sempre per volontari, diciamo a livello avanzato, per chi vuole diventare operatore socio-assistenziale, e poi mi occupo anche di una specie di supervisione qualora è volontario, appunto avendo a che fare con situazioni così forti, impegnative, entrando proprio a casa a contatto con le persone malate, se qualora richiedano appunto un sostegno. E c'è un'altra cosa che non abbiamo detto, il progetto NAVA, che praticamente sarebbe NAVA con la N di NAVA. Anche questo è in partenza, praticamente, visto che abbiamo una macchina che ci è stata fornita da un privato, è un servizio, direi anche innovativo, di accompagnamento del malato a fare visite mediche o proprio le terapie. Quindi i volontari lo vanno a prendere a casa e lo accompagnano nel luogo dove deve fare la visita e poi lo riportano a casa. Quindi utilissimo anche nei casi in cui appunto le persone siano magari da sole a casa o non hanno macchina, non si possono muovere facilmente. E inoltre facciamo prevenzione nelle scuole, infatti stamani eravamo a massa al liceo Staffetti, una scuola media, e prevenzione cosa vuol dire? Informare i ragazzi quindi su quelli che sono i corretti stili di vita, da ovviamente fare attività fisica, mangiare sano. Oggi in particolare eravamo sulla prevenzione del fumo, perché anche questa ovviamente è una tematica presente. Io voglio soltanto una cosa, sì. È vero che quando parlo mi dovete chiudere la bocca, però chiudetemela, se no vado avanti chissà quanto. Dunque, volevo soltanto dirvi che il progetto psico-oncologico della Fondazione Ante è il primo passo che la Fondazione fa sul territorio prima di iniziare poi con il progetto vero e proprio, del progetto LODO, cioè l'ospedale oncologico domiciliare. Quindi questo per noi è importantissimo, perché ci mette nella condizione di iniziare un percorso che ci dovrebbe portare, quando dicevo tutti insieme ci possiamo riuscire, era proprio per riuscire ad arrivare all'ospedale oncologico domiciliare.
e l'ospedale oncologico domiciliare è importantissimo, perché noi abbiamo a disposizione, sono 30 anni che la Fondazione ANT fa assistenza domiciliare oncologica a casa, quindi ha un'esperienza grossissima. E l'ospedale oncologico praticamente è composto da medici, infermieri, psicologi e assistenti sociali. Questo prende in carico il sofferente, noi lo chiamiamo sofferente, non lo chiamiamo malato, prende in carico il sofferente e lo cura a casa loro con i protocolli medici dell'ospedale, per cui segue un protocollo medico insieme con il medico, l'oncologo dell'ospedale, e fa tutto un discorso medico, infermieristico e psicologico. Quindi il malato continua nel suo ambiente, quindi gli si preserva la sua dignità, perché è molto importante, lo sapete, quando una persona è ammalata comunque spostarlo diventa difficile per i familiari, comunque un dolore, una sofferenza, ecco. Invece il malato resta a casa sua, il sofferente resta a casa sua ed è curato nella sua casa, insieme ai suoi cari, e quindi il percorso che naturalmente fa è un percorso più leggero, anche se è molto difficile. Quindi noi vogliamo arrivare a ottenere anche per Massa Carrara e Lucca questo ospedale oncologico, continueremo a impegnarci fino a poterci riuscire, ecco. Quindi io vi ringrazio, perché per noi ci aiutate ad ottenere questa cosa che è importantissima.